Sì, una giornata importante, il modo giusto di celebrare Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, dei minatori e di quelli che si occupano di esplosivo. Ed è stato un momento simbolico, affascinante, molto emozionante vedere cadere questo diaframma che collega le due parti della galleria e che rappresenta un momento significativo nella realizzazione di questa infrastruttura attesa da decenni, non da anni, da decenni. La Pedemontana si sta realizzando, siamo nei tempi, sono molto soddisfatto e ho voluto essere presente oggi per testimoniare l'importanza che le infrastrutture hanno per la Regione Lombardia e per il mio governo. Che cosa rappresenta per questo territorio? Beh, rappresenta la realizzazione di un sogno. Quando ero piccolo mio nonno mi diceva: vedrai, fra poco sotto qui passerà la Pedemontana, io abito qui vicino. Sono passati 50 anni e adesso si sta realizzando. Un sogno lungo 50 anni servirà a migliorare la mobilità, a rendere più vivibile questi luoghi e quindi un'opera attesa che finalmente si realizza. Anche verso il Canton Ticino e la Svizzera? Sì, certo, dovrà proseguire verso il Canton Ticino, c'è il progetto verso Como. L'impegno mio, l'ho detto subito all'inizio del mio mandato, è di realizzarla tutta la Pedemontana fino a Bergamo, fino ad Almine e le altre opere, la TEM, la Brebemi. Siamo nei tempi, avendo superato mille difficoltà, l'impegno c'è costante, non solo in vista di Expo, ma proprio perché la Lombardia merita un sistema di mobilità migliore di quello che c'è e questa opera va esattamente in questa direzione. Tante infrastrutture anche in vista di Expo, la Lombardia si prepara sempre meglio. Sì, noi siamo pronti, il progetto c'è, le opere proseguono. Ho parlato questa mattina con il ministro Lupi che doveva essere qui ma purtroppo è stato trattenuto a Roma. C'è il suo impegno sulle infrastrutture, su Expo, c'è una buona collaborazione tra le istituzioni. I cittadini lombardi devono essere soddisfatti, devono essere fiduciosi, c'è un clima nuovo che mi pare sia la cosa giusta per fare le cose, basta chiacchiere, passiamo dalle parole ai fatti e oggi è un fatto in più che si aggiunge ai tanti che sono stati realizzati in questi mesi. Oggi c'è stata una cerimonia suggestiva qui all'interno del tunnel, qualcuno parla addirittura del Papa che potrebbe venire ad Expo 2015, è così? Sì, può essere, sarà invitato dal Cardinale Scola, io spero che venga perché Expo, tra l'altro la Città del Vaticano aderisce ad Expo, quindi partecipa, ma al di là di questo è un momento importante perché il tema è proprio un tema che è nelle corde del Papa, ne ha parlato spesso, nutrire il pianeta, intervenire a favore di chi soffre, a chi non ha da mangiare, chi soffre in genere, quindi è proprio un tema congeniale ai temi, alle parole che lui spesso usa. Su 150 chilometri mi sembra che ne vengono completati 35. Della Pedemontana sarà fatta tutta, fatta per lotti naturalmente, non c'è Mandrake che dice ok, da domani è fatta tutta. La Pedemontana sarà fatta tutta, è l'impegno che ho preso ed è l'impegno che manterrò.